Teresa Anna Pugliese racconta della visita alla tomba della madre di Francesco Monte. Uomini e donne, Teresa Anna Pugliese racconta alcuni dettagli inediti della storia d'amore con Francesco Monte. Teresa Anna di Uomini e Donne continua a raccontare della sua storia d'amore con Francesco Monte in un memoriale sul settimanale di Più. Dopo aver raccontato del primo incontro alla corte di Maria De Filippi, nell'ultimo numero in edicola la napoletana ha ricordato i primi mesi vissuti appassionatamente con il tarantino. Un amore grande, forte e intenso, tanto che dopo la scelta Francesco ha fatto conoscere Teresa Anna a tutta la sua famiglia. Non solo, l'ha portata al cimitero a far visita alla tomba della madre, scomparsa prematuramente. Una visita toccante per la pugliese, che ricorda quel momento con tanta emozione. Una volta che si spensero le telecamere decidemmo subito di fare la conoscenza delle rispettive famiglie. Dapprima trascorremmo un periodo a Napoli, con mia madre e i miei fratelli, ha fatto sapere Teresa Anna. Che a sua volta ha conosciuto i familiari di Monte. Fu io ad andare in Puglia per incontrare suo padre Angelo, che stava a Taranto, e il resto della sua famiglia, che si trova a Gioia del Colle. Andammo anche sulla tomba della mamma, fu per me molto emozionante, ha puntualizzato l'ex tronista. Teresa Anna ha confidato che si è subito trovata bene con la famiglia di Monte. Con Francesco ha invece iniziato velocemente una convivenza. I primi mesi furono straordinari, ha sottolineato la giovane. Dopo quei primi mesi insieme qualcosa è cominciato a scricchiolare tra Francesco Monte e Teresa Anna Pugliese. La ragazza ha svelato che i due avevano cominciato ad avere degli obiettivi diversi. Teresa Anna e Francesco, perché è finita dopo Uomini e Donne. Mentre lei voleva dedicarsi soprattutto a lui, Monte ha cominciato a mettere il suo lavoro al primo posto. Era molto richiesto dai locali e anche io lo ero. Ma mentre io ero disposta a dire di no a qualche serata, lui non se la sentiva perché la sua realtà lo spingeva a non perdere neanche un'occasione, ha precisato la pugliese. Che però ammette, con il senno di poi mi rendo conto che forse aveva ragione lui.